Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Ragazzi, purtroppo non sono al meglio del mio aspetto perché mi è ripresa l'influenza intestinale. Lo so, ho le difese immunitarie basse, lo so, dovrei mangiare più roba verde, prometto che comincerò a farlo, anche per essere un po' più regolare nella pubblicazione dei video. Infatti ho detto, oh, oggi senti, registro lo stesso perché, cioè, essendosi i dolori un attimino calmati, se no vi lascio con un video a settimana e la cosa non ci piace. Ho deciso di fare, chissà perché non ci avevo ancora pensato, un top tracks di tre canzoni che suono abitualmente per strada. Dovrei tornarci sabato, spero di stare bene. Oggi è giovedì, spero veramente di stare meglio perché riesco ad andarci solo una volta a settimana, quindi almeno quella volta vorrei andarci, ecco. Allora, partirei senza indugio, bando alle ciance, ciancio alle bande, con Oi di Gloria Estefan. Hoy voy a verte de nuevo, voy a llorar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que ese amor crezca más. Questa canzone, penso ve lo ricorderete, penso di averlo detto, ma l'ho anche pubblicata una cover intera sul canale. Mi ha tipo ossessionata durante il lockdown perché ero lontana dalle persone che amavo, cioè Simone, la mia famiglia. Nello studentato c'era un periodo che persona che conoscevo c'era soltanto Cristina, ve la ricorderete, facevo i vlog, i weekly vlog, e quindi c'eravamo solo io e lei. E sì, ok, parlavamo con altre persone, però insomma, amica, amica, poi non sono tutti amici, io credo fortemente in questa cosa. Che non, cioè, magari con qualcuno ci troviamo meno bene. Insomma, è meglio avere pochi amici ma buoni, ecco. E niente, io stavo scapocciando malissimo, ma tanto. E ho sentito questa canzone che dice: Voglio tornare alla mia terra, voglio vederti. Che parlava appunto di questa persona a cui mancava quest'altra persona ed era in procinto di rivederla. La persona e la sua terra. E ho detto: No, senti, sono io, mi sono super emozionata. La conoscevo già, ma ho imparato il testo a memoria in una notte. E il giorno dopo l'ho filmato che contro canti. E piace tanto a mia mamma, gliel'ho fatta conoscere, le è piaciuta tantissimo. E quindi l'ho messa. Mi viene anche discretamente, quindi l'ho messa nel repertorio delle canzoni da fare per strada. Tra l'altro, Gloria Estefan è stata famosa prima e poi contemporaneamente a Selena, che è questa artista messicana che mi piace un sacco. E c'è questa scena bella nella serie che si sono incontrate ai Grammy e lei tipo è felicissima. Oddio, Gloria Estefan! E ancora oggi lei, dopo Gloria Estefan, è l'artista latina più ascoltata, nonostante Porella sia scomparsa a 23 anni. E niente, quindi Oi mi piace tanto, ma ce ne sono tante di Gloria Estefan che mi piacciono. Mi piace lei, mi piace il suo timbro. Poi io sono affascinata proprio dalla musica latina, che va contro le cose che ascolto. No, non voglio dire contro, però io normalmente ascolto cantautori impegnati. Queste canzoni sono ballabili, ma sono belle uguali, ragazzi. Io non è che sono musicalmente razzista, cioè quello sì e quello totalmente no. A me non piacciono le cose che non hanno un messaggio, l'ho detto tante volte, che sono fatte chiaramente per vendere e basta. Però questa musica no, si sente che c'è comunque un'anima dentro e quindi lunga vita alla musica latina, assolutamente. E infatti canto anche un'altra canzone in spagnolo molto spesso, che è Me Voy di Julieta Venegas. Lo merezco, però no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Anche questa è cantata da una donna molto empowering. Mi piace un sacco questa cosa. Soprattutto in questi giorni che si sta parlando tanto di femminicidi, con l'ultimo della povera Giulia Cecchettin, che però purtroppo è soltanto l'ultimo della lista infinita e veramente basta. Cioè, cerchiamo tutti di educarci di più a accettare magari la frustrazione, la volontà di un'altra persona, Io, ragazzi, sono una persona gelosa in amore, faccio super coming out, però
però cioè, nel momento in cui magari un giorno il mio rapporto dovesse finire, non mi verrebbe mai neanche in mente di fare un gesto estremo né su di me né su un'altra persona, perché la vita è preziosa, sia la nostra che quella di qualcun altro. Il dolore può essere tantissimo, ma c'è sempre qualcosa per cui vale la pena vivere. E veramente riflettiamo 200 volte quando ci passano certi pensieri per la testa, sia rivolti verso di noi che rivolti verso gli altri. Lo so che tante volte non sembra facile, che la salute mentale è una questione delicata, ma io non sono una psicologa, mi sento di dire solo questo, e... però non mi sentivo di non dire niente, ecco, una cosa fatta con il cuore. E... okay, oddio, mi sono emozionata un attimo, andiamo avanti. E dicevo, me voi parla di una persona che dice io non mi sento bene in questa relazione e per questo me ne vado, forse me lo merito, non piangerò dicendo oh, io non me lo merito, forse me lo merito pure, però lo merito ma non lo voglio, lo merisco però non lo chiedo, por eso me voy, perciò me ne vado. E veramente, ecco, questa canzone, anche se dici parla d'amore, ecco, non bisogna neanche generalizzare dicendo che le canzoni che parlano d'amore sono tutte banali, non è affatto così. Ci sono tante sfaccettature dell'amore, l'amore in sé non è un sentimento per niente banale, poi purtroppo noi lo banalizziamo, però non lo è affatto, ecco. Come notate, ci metto un sacco di pathos nell'interpretarla, perché veramente la sento, perché sono fermamente convinta che, ma in qualsiasi ambito, non solo in amore, lavoro, amicizia, cioè se una cosa ti fa stare non ti fa stare bene, è giusto fare di tutto e impegnarsi per liberarsene. La prossima canzone invece parla di un tema, diciamo, opposto, ed è Snap di Rosalyn. Where are you? You're still in my heart. Parla appunto del non riuscire a smettere di pensare a una persona nel momento in cui abbiamo rotto. Ma che ci sta, ragazzi? I sentimenti sono umani e poi l'estremizzare che non va bene. Là, allora, se non siamo più insieme, io devo morire o tu devi morire. No, assolutamente questo no. Se sentite veramente di star male, andate in terapia. Io vado in terapia perché ho un sacco di ansie che tante volte mi mangiano e penso troppo. Ragazzi, l'herpes ci viene per lo stress e io soffro di herpes da tutta la vita. Perché penso, anche perché overthinko tantissimo, inizio a pensare ma se poi succede quello e poi quello porta a quell'altro e poi quello porta a quell'altro ancora. Tante volte mi dovrei assolutamente rilassare, sono la prima. E quindi facciamoci aiutare, non ci vergogniamo, dallo psicologo non ci vanno i pazzi. Siamo nel 2023, basta pensare questa cosa, per favore, su. E quindi Snap parla del non riuscire a staccarsi dal ricordo di una persona, finché però dice I might snap, ti scatta quella cosa nella mente che ti fa guarire, il tempo guarisce bene o male ogni ferita. E mi piace questo messaggio dello snap, di dire che sì, io ora sto soffrendo tanto, sto male, però un giorno avrò questo schiocco che mi farà stare meglio e andare avanti. Ma mi piace tanto la musica di questa canzone, c'è questa chitarra acustica, ci sono i controcanti, è molto quasi folk, mi azzarderei a dire, anche se è pop, quasi country. E io queste cose, lo sapete, le adoro, datemi l'acustico tutta la vita e io ne mangerò e ne berrò. Ragazzi, il video finisce qui, ho avvertito queste fitte alla pancia mentre lo registravo, ma per fortuna non molto forti, avevo paura di non riuscire a registrarlo, ma ce l'ho fatta, spero di essere in via di guarigione, anche perché ho un sacco di impegni. E niente, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, se vi va iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Come una fiamma, che troverete qui da qualche parte. Ciao!